Questo è un video mukbang, mio primo video mukbang probabilmente, in cui mangerò del sushi. Esatto. Scusatemi se sono un po' raffreddata, c'è il naso chiusino. E adesso vi mostro questa meraviglia. Ora ve lo faccio vedere. Bellone, bello. E nulla, ora mangerò. Ho qui la salsa di soia. Adesso la verso qua. Assaggiamo questo intanto. Vediamo un po' com'è. Pizzica. È piccantissimo. E niente, questo video è stato fatto principalmente per dirvi di ascoltare la mia prossima canzone, che è già uscita in realtà, e la trovate su Spotify. Si intitola Bisogno ed è una canzone che parla un po' del volersi prendere tempo per se stessi, perché spesso sottovalutiamo il fatto che è davvero importante riuscire a trovare, per esempio, in una giornata, nell'arco di una giornata, un po' di tempo per noi. Proprio per prenderci cura del nostro stato d'animo. Magari abbiamo sempre mille cose da fare tra il lavoro, lo studio e mille cose, ma dobbiamo ricordarci del nostro benessere psicologico e, insomma, dobbiamo ascoltare i nostri pensieri, le nostre volontà e i nostri bisogni. E niente, io spero che vi piaccia. Fatemi sapere. Quindi, insomma, per me è molto importante ultimamente diventando molto importante proprio curare proprio la parte, diciamo, più della mia musica, quindi delle canzoni che scrivo io, piuttosto che magari le cover, perché comunque il mio sogno da sempre è quello di essere una cantante, cioè una cantautrice, di scrivere pezzi miei. E quindi sarei davvero contenta se magari, non lo so, anche solo se ascoltaste questa nuova canzone sarei davvero contenta, davvero tanto. E scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. E questa volta davvero farò uscire il video, l'ho già registrato e anche montato. Quindi niente, lo pubblicherò a breve. Cosa ha distrutto? Aiuto! Aiuto! Completamente distrutto! Buono. Voi ve lo prendete il tempo per voi stessi? Cioè davvero, non so come spiegarvelo, ma io per esempio la mattina spesso, più quando sono in casa da sola, magari mi ritrovo così a parlare tra me e me e a dirmi: allora, Asia, come sta andando? Come stai? Mi prenderete per pazza? Fa niente. Io ho tanto bisogno di parlare in generale, di parlare proprio sia con gli altri, che possono essere i miei amici, ma anche persone, tra virgolette, a caso. Per esempio, i miei DM sono sempre aperti per qualsivoglia motivo, nel senso, quando volete, sapete che io ci sono, anche solo per parlare, se volete sfogarvi, e se non avete nessuno per farlo, insomma, con cui farlo, se non avete nessuno con cui sfogarvi, io ci sono, ma non scherzo. Nel senso, ci sono davvero. Basta che mi scrivete su Instagram e mi trovate. E ci sono. Ecco, magari non la sera tardi quando sono al lavoro, però ci sono per voi. Quello che faccio lo faccio per pura passione. E soprattutto quello che io amo di questo hobby, diciamo, è stare a contatto con le persone. Seppur dietro a uno schermo, che è dietro al telefono,
quindi dietro un telefono. Però mi piace davvero avere un contatto con le persone e avere magari un seguito ampio. Su YouTube siete tantissimi. Vorrei davvero, non lo so, anche solo avere un contatto un po' più diretto, pensare, cioè sapere cosa pensate, cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa può rendervi contenti, cosa vi piacerebbe vedere sul canale anche. Insomma, adesso mangerò un attimino questo pezzo. Come si fa? Così tipo? Questo è non so, c'è tipo l'insalata. Questo era un video clickbait, ok? Per dirvi di andare ad ascoltare la mia nuova canzone. Bisogno, che si trova su Spotify e su tutte le piattaforme digitali. Però ecco, in generale volevo dirvi che io ci sono, io vi penso, vi voglio bene, magari anche se non vi conosco, però davvero vi voglio bene, perché se non fosse stato per voi oggi la mia vita sarebbe molto diversa. E nulla. Grazie. Grazie di essere stati qui con me. Mangelo zangelo. Quindi lasciatemi nei commenti un parere sulla canzone. Per qualsiasi cosa mi trovate. Perché comunque, anche se non vi conosco di persona, sento di non essere mai sola. Ed è una sensazione bellissima. Quindi vi ringrazio davvero di cuore. Mangio questo con l'avocado. E vi saluto. Vi mando un grande bacio. Ciao.